Siamo con Roberto Zamburro, bomber della Folgore, che oggi alla solitudine ha avuto non poche difficoltà con la X, vero Roberto? È vero, oggi eravamo un po', secondo me, un po' deconcentrati e niente, è andata così. Poche palle giocabili davanti, hanno cercato questi palloni alti, tu invece sei un giocatore veloce che vuole il pallone insomma in verticale da sottoterra, no? Sì, troppe palle giocate male, palle alte e niente. Roberto, tu sei a Mamoia da casa tua, sei tornato per sposare questo progetto da Folgore, molto interessante, una squadra fatta da giocatori del posto con pochi innesti che però ha dimostrato in questo campionato di seconda categoria di essere una spanna sopra le altre. Sì, è vero, per il momento sembrerebbe così, non ci aspettavamo, inizio campionato non ci aspettavamo questo risultato, di essere lì, però lo prendiamo e cercheremo fino alla fine di vincere questo campionato. Mister Secchi, che tipo di lavoro ti chiede prima della partita, oltre i gol ovviamente? Beh, Secchi mi dà, dice, giocare avanti normale, senza partita, ti dà abbastanza libertà, sì, diciamo. Libertà, ecco, invece degli attaccanti del campionato, il campionato è anche questo dei grandi bomber, no? Sì, un bel campionato, diciamo, molto. Molto bello. E dei giocatori delle altre squadre, qual è quello che ti ha impressionato di più? Ignazio Porco. Che gioca a Irgol, insomma, una squadra non di prima fascia. Sì. E adesso per le prossime partite, quindi avrete diversi scontri diretti, come dovete prepararli? Con la testa giusta. Con la testa giusta e niente, giocare. Evitare cali di concentrazione, sì, anche perché sì. Il vantaggio è. Come oggi. Esatto, come la partita di oggi. Benissimo Roberto, comunque complimenti a te alla Folgore per il campionato che state disputando. Incidenti di percorso capitano, insomma, la speranza è di prendervi domenica. Esatto. Grazie. Siamo con Davide De Sulis, difensore della Folgore. Davide, oggi a Nuoro un pareggio per 0-0 che alla luce di quello che si è visto è giusto, però insomma potevate fare molto di più. È vero, potevamo fare molto di più, però diciamo che è stata una partita difficile. Siamo in primi in classifica, quindi tutti ci aspettano e tutti cercano di fare bella figura. Bella figura contro di noi. È stato difficile giocare, però va bene il pareggio e pensiamo subito all'Atletico Nuoro. Tu giochi sulla fascia, cercato di spingere, però non avete trovato proprio le misure giuste. Anche Melis, che è uno dei migliori giocatori che avete, non è riuscito a essere incisivo come altre volte. Non siamo riusciti a essere incisivi perché c'erano pochi spazi, loro ci aggredivano alti, quindi era difficile anche giocare, puntare l'uomo e saltarlo, quindi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo non è andata oggi, pazienza, si punta alle prossime partite a migliorarci. Ecco, tu dopo l'esperienza di fuori sei tornato a Mamoiada dove hai trovato un bel gruppo, no? C'è una bella società che vi ha subito messo a disposizione un allenatore bravo e poi insomma, lo state dimostrando con la classifica. Sì, sono contentissimo prima di tutto di essere tornato e poi di aver ritrovato certe persone che avevo lasciato e che comunque mi hanno aiutato molto a crescere nel mio cammino. Io sono contento del mister perché oltre che un grandissimo mister è una grandissima persona e sono contento soprattutto della dirigenza. Hanno fatto qualcosa di fantastico, cioè aver riunito tutti i giovani di Mamoiada e comunque è merito loro se siamo anche arrivati fino a qua, sì, certo. E dei migliori difensori del campionato, quali sono i tuoi preferiti? Ti direi io, ma sarei troppo, certo, troppo. Certo. Delle altre squadre intendiamo, però. Dalle altre squadre secondo me ti posso dire della terza B, il difensore centrale Pintus, sì, che mi hanno impressionato, non ti so dire, anche Alessandro Massaio, secondo me, che gioca con noi. Alessandro è un buon difensore. E invece delle avversarie, adesso avete questi scontri diretti, qual è che l'avversario che temi di più tra Antonio Lai e Giovanni Sede, insomma, gli attaccanti occhi pinti, ci sono due essere attaccanti da marcare, no? Giovanni lo conosco e ho giocato con lui, quindi so di che pasta è fatto. Occhi pinti l'ho affrontato e è un ottimo giocatore, però temere non temo nessuno, però secondo me avrei più difficoltà con Giovanni Sedda sicuramente. Grande giocatore della Folgore, lo ricordiamo. Sì, Giovanni. È stato un po' sfortunato nella carriera, ma un giocatore sicuramente dei grandi livelli. Sì, assolutamente, però è un ottimo giocatore ancora.
Davide, noi ti ringraziamo, ti facciamo complimenti comunque per il campionato strepitoso che state facendo con la Folgore, un grande in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie mille a voi per l'intervista e grazie per l'in bocca al lupo.